Salve a tutti ragazzi, finalmente riprendiamo il video che posto su YouTube. E come promisi un bel po' di tempo fa, avrei svolto tutto il programma relativamente alle preparazioni e alle reazioni di chimica organica, mettendole nelle lezioni appunto numerate. E iniziamo dagli alcani, in cui inserirò queste lezioni degli alcani e dei cicloalcani in questa playlist, quindi playlist alcani cicloalcani, in cui ci saranno preparazioni, reazioni e la nomenclatura in video separati. La numerazione relativa alle preparazioni e alle reazioni di tutti i composti organici. Quindi questa sarà la lezione 1. Il primo metodo di preparazione degli alcani è la riduzione degli alcani, scusatemi, degli alcheni e degli alchini. Precisamente appunto è una idrogenazione di alcheni e di alchini. Vedremo poi la preparazione 2, che è la riduzione di alogenuri alchilici con metalli, come per esempio zinco, sodio e acidi. Vedremo poi l'idrolisi dei reattivi di Grignard, è sicuramente una delle più importanti, ma è soprattutto una limitazione nella sintesi di Grignard, che però porta a preparare alcani, quindi io la inserisco nella preparazione degli alcani. Cioè voglio fare una cosa ordinata quando parliamo di preparazione di alcani e di reazioni, come anche per tutti gli altri composti organici. Poi l'ultima che vedremo sarà la preparazione degli alcani relativa alla reazione di Wurtz. Ok, l'idrogenazione degli alcheni e degli alchini, in realtà la reazione è praticamente simile, solo che quando andiamo a idrogenare un alchino dobbiamo utilizzare 2 moli di idrogeno, questo è abbastanza scontato. E allora la reazione generica è praticamente questa, quindi che cosa faccio? Io vi scrivo prima di tutto questo, ci scriviamo CnH2n, mettiamo la freccia e mettiamo idrogeno molecolare, ok, idrogeno elementare, quindi abbiamo, questo n indica quanti carboni ci sono nell'alcheno e nell'alchino. Quanti idrogeni, 2 è il numero fisso, e n praticamente si moltiplica per 2. E quindi qui scriveremo, una volta che il composto viene idrogenato, CnH2n, che è uguale identico a tutto il resto, più 2. Che cos'è questo 2? Questo 2 è semplicemente, sono semplicemente gli atomi di idrogeno aggiunti nel composto iniziale, che hanno dato origine all'alcano. Quindi in questo caso prendo questo alcano. Vediamo qualcosa di più specifico però. In queste lezioni io voglio anche però parlare di qualcosa di teorico, nel senso che una volta che uno impara le cose che dico anche dal punto di vista teorico, è sostanzialmente pronto anche per l'orale. Allora, come si effettua? Intanto vi faccio vedere subito un'altra cosa. L'idrogenazione classica degli alcheni e degli alchini è la idrogenazione eterogenea, che si svolge in 2 fasi. Vi scrivo qui l'etilene, che è palesemente l'alchene meno sostituito, quindi che avrà un contenuto energetico sicuramente maggiore. Come abbiamo visto nella preparazione degli alcheni, si formano gli alcheni più sostituiti perché risultano essere più stabili, secondo la regola di Zaitsev, dagli alogenuri alchilici e dalle disidratazioni appunto degli alcoli. E vi scrivo poi qui il propene. In pratica, che cos'è che cambia tra etilene e propene? Che c'è un metile al posto di questo idrogeno, quindi questo alchene è monosostituito, questo non è sostituito per niente, comunque questo è più sostituito di questo. E voi sapete che esiste anche il calore di idrogenazione. Il calore di idrogenazione che cos'è? È quella quantità di calore che viene liberata, che si svolge praticamente quando una mole, in questo caso una mole di etilene, in questo caso una mole di propene. E quando quindi una mole di quel determinato composto insaturo viene idrogenato, cioè noi idrogeniamo l'etilene o il propilene e si libera una certa quantità di calore che viene misurata. La quantità di calore che si libera dall'etilene è circa 33
kilo calorie per mole, attenzione, ok? Mentre adesso intuitivamente, essendo più stabile il propene rispetto all'etilene, e noi sappiamo che essendo più stabile avrà un contenuto energetico inferiore, e quindi intuitivamente sappiamo anche che il calore di idrogenazione liberato dal propene è inferiore, e quindi questo ci sta dicendo che dal punto di vista energetico era meno stabile l'etilene rispetto al propene. Infatti notiamo che calore di idrogenazione che si libera da una mole di propene rispetto alla mole di etilene è inferiore. Benissimo, quindi il calore di idrogenazione dell'etilene rispetto al propene è superiore, quindi questo indice di minore stabilità e quindi di una quantità di energia maggiore, essendo appunto meno sostituito. Quindi il calore di idrogenazione è un parametro molto importante per vedere la stabilità appunto dei diversi alchini più o meno sostituiti. Naturalmente, se io poi vado a sostituire ulteriormente il propene andando a formare appunto butene, 2 metilbutene, eccetera, eccetera, noterò che questa quantità di calore di idrogenazione è ancora inferiore, perché maggiore è la sostituzione dell'alchene è più stabile è appunto quell'alchene. Per stare però nel tema appunto della preparazione degli alcani, cioè come passare da questo alchene all'alcano corrispondente, come anche da questo alchene all'alcano corrispondente, e so che mi posso riscrivere il propene anche in questo modo, quindi CH3CH CH2 col doppio legame solamente in questa posizione, ma poteva essere anche in questa e sarebbe stato equivalente. E trattando con idrogeno un catalizzatore finemente suddiviso, attenzione, questo è molto importante, che può essere platino o palladio, non sto dicendo quelli che utilizzo tutti e tre, o anche lo stesso nickel. Quindi ricordate questa cosa molto importante: il composto in saturo, ripeto, poteva essere anche un alchino, io qui sto prendendo un alchino, ma è la stessa cosa. Quindi in questo caso il propene, idrogeno elementare, si utilizza un catalizzatore per rendere più veloce la reazione. Attenzione, la reazione sarebbe comunque esotermica anche senza il catalizzatore, ma sarebbe troppo lenta. Questo a noi non interessa tanto, ci interessa che sia più veloce. Quindi noi, per abbassare l'energia di attivazione di questa reazione, che cosa facciamo? Inseriamo un catalizzatore finemente appunto suddiviso. In una soluzione appunto di alchene, in cui facciamo passare una leggera pressione di idrogeno elementare con piccole quantità appunto di catalizzatore finemente suddiviso, che può essere platino o palladio o nickel, e a questo punto vado a formare quello che sarà il nostro alcano corrispondente. Quindi a questo punto io qui scriverò CH2, CH3. Noterete bene che in questa posizione c'era un idrogeno, e quindi nella posizione corrispondente ci sono due idrogeni, quindi un idrogeno in più rispetto a questa posizione, come anche qui avevamo un CH2 e qui abbiamo un CH3. Cioè, grazie al catalizzatore la reazione è venuta più veloce perché si è abbassata l'energia di attivazione e si è legato praticamente all'alchene iniziale, andando a creare quello che è il nostro composto a questo punto saturo. Quindi il doppio legame qui non è più presente. Quindi io posso passare da un alcheno o un alchino a un composto saturo, da cui chiaramente questo poi viene separato per filtrazione. Andiamo a separare il catalizzatore da questo composto finale, quindi si separa facilmente. Otteniamo l'alcano corrispondente, che appunto è stato preparato attraverso un metodo di idrogenazione, o partendo da alcheni con una mole di idrogeno elementare, o se partivo da un alchino con 2 moli di idrogeno elementare, per andare a formare il composto completamente saturo. Ecco, questo in sostanza è uno dei metodi di preparazione degli alcani, ma è importantissimo capire quando poi nelle sintesi organiche questo metodo può essere utilizzato partendo da un composto in saturo. Ok?
E altra cosa che devo dire prima di chiudere, queste lezioni che andrò a far vedere saranno importantissime anche per l'eventuale tutoraggio che si svolgerà. Quindi questa è la lezione 1, andremo a vedere poi le lezioni relative alla preparazione, sempre alla preparazione degli alcani, quindi riduzione di alogenuri alchilici, come tali acidi, idrolisi direttiva di Grignard, della reazione di Wurtz. Quindi tutte ordinate, quindi lezione 1, 2, 3, 4 e poi le reazioni degli alcani con la lezione 5, 6, eccetera, 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 eccetera. E se vi è piaciuta questa spiegazione, naturalmente chiedete anche se avete dei dubbi nella mia pagina Facebook e iscrivetevi al canale in modo tale che riceviate subito tutte le notifiche. Grazie.